Mister, la prima cosa, siete soddisfatti o no di questo punto? Ma sicuramente sì, è un punto importante contro una squadra importante. Potevamo fare qualcosina di meglio, sicuramente soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo avuto un'inerzia positiva, però non siamo stati bravi magari a concretizzare, quindi occasioni limpide sicuramente non tante, però occasioni dentro l'area, situazioni si poteva far meglio, questo sì. Poi è normale quando le partite poi si aprono, con le qualità delle due squadre può succedere di tutto, però siamo stati bravi a contenerli bene, perché poi è una squadra importante, il Benevento, soprattutto nella ripartenza, ha qualità importante, quindi sono molto contento della prestazione. Sono due punti persi o è un punto guadagnato qui allo Zaccheria? Io credo che un punto contro il Foggia sia sempre da tenersi stretto, perché è una squadra che ha un'identità chiara, una squadra con dei giocatori di valore, che aveva fatto dei punti casalinghi la sua forza, del valore casalingo la sua forza, e quindi sicuramente per quanto mi riguarda un punto guadagnato. Secondo lei cosa è mancato per mettere realmente in difficoltà questo Foggia quest'oggi? Ma nel primo tempo abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico, facciamo fatica ad attaccare lo spazio in profondità, è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Nel secondo tempo secondo me siamo stati molto più bravi, siamo riusciti a tratti a avere il dominio della partita, che è una cosa contro il Foggia mai banale, mai scontata, quindi dobbiamo crescere soprattutto dal punto di vista qualitativo, perché poi nelle rifiniture parecchie volte abbiamo sbagliato troppo, e a quel punto per la qualità dei giocatori che alleno possiamo sicuramente fare meglio.